memoria, istituita con legge nazionale nell'anno 2000. Oggi siamo qua per un evento particolare, per ricordare una persona, un alpino collegnese, deceduto durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1944, disperso in Germania e poi tramite l'interessamento dell'allora sindaco Bertotti. Ed ecco perché siamo proprio qua, perché qui accanto c'è la scuola dell'infanzia dedicata a Ruggero Bertotti. Dicevo, grazie al suo interessamento, la salma dell'alpino collegnese rientrò a Collegno. Vi spiegherà tutta la storia il nostro storico locale, nonché consigliere comunale Davide Morra. Prima di iniziare la manifestazione, permetteteci di salutare, ringraziare per la presenza. Il sindaco, il vice sindaco, gli assessori Bertolo, Manfredi, Treccarichi, i consiglieri comunali Marina Ponzetto, Luciana Manzi, Giovanni Parisi, il comandante della stazione dei Carabinieri, luogotenente Damiano Tripi, che è qui con noi, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Marconi, il dottor Rossetti, le insegnanti della scuola d'infanzia Bertotti, tutti i cittadini benemeriti della città e un saluto particolare anche a tutte le associazioni qui presenti, all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'ANPI, in particolar modo il presidente Ezio Bertolotto, all'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, l'Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Famiglie dei Caduti Martiri 1945. Tutta la protezione civile e anche un ringraziamento al coro degli Alpini che tra un po' ci allieterà con qualche brano. Io vorrei fare un saluto particolare alla famiglia Pochettino. Tramite ricerche anagrafiche, possiamo dirlo, abbiamo rintracciato due nipoti di Teresio Pochettino, figlie dei fratelli di Teresio Pochettino, che oggi sono qui tra noi con i familiari, con i loro familiari. Ed ora iniziamo la cerimonia con la svelatura della targa. Io invito il sindaco e la presidente del Consiglio Comunale Wanda Bernardini, che è qui con noi, a svelare la targa dedicata a Teresio Pochettino. Chiamiamo anche le due signore Pochettino di avvicinarsi alla targa, grazie. Prego. Città di Collegno, a ricordo dell'alpino collegnese Teresio Pochettino, 1923-1944.
affinché il suo sacrificio per un mondo di pace e giustizia non cada nell'oblio della memoria. Visse la sua breve vita nel quartiere Leumann, deportato e deceduto in Germania durante il secondo conflitto mondiale. Ruggero Bertotti, all'epoca sindaco di Collegno e sostenitore del dialogo internazionale fra i comuni, si adoperò, unitamente al sindaco della città gemellata di Neubrandenburg, Horst Jonas, ai familiari, alle autorità militari, al comandante partigiano Cesare Mondon, per il rimpatrio della salma a Collegno nel 1967, nel giorno della memoria, 27 gennaio 2023. Diamo ora la parola al sindaco della città di Collegno. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, bentrovati qui in questo luogo del quartiere Leumann di fronte alla scuola Bertotti. Da oggi ci sarà un altro ricordo di Teresio Pochettino, perché in città abbiamo già una via dedicata a lui, e poi alla sala delle tessitrici, nella lapide di Leumann, c'è il suo nome scolpito nel marmo, un nome che, come vedete, ha una storia, una famiglia, come tutti i nomi del grande libro di Auschwitz, dei deportati, che oggi ricordiamo. Abbiamo ricordato questo passo nel vuoto dell'umanità insieme ai ragazzi delle scuole questa mattina, e quest'oggi ci ritroviamo di nuovo per dire che il giorno della memoria, che è anche un nome eloquente che dice tutto, è un giorno che ci deve far pensare alle nostre scelte quotidiane, a quello che è accaduto e a quello che accade, perché ahi noi, proprio due giorni fa abbiamo sentito che si è accorciata ancora, a detta degli studiosi, degli scienziati, il tempo dell'apocalisse atomica, 90 secondi. Potrebbero mancare 90 secondi alla fine dell'umanità. Ecco, e pensate che questi passaggi che noi possiamo già intravedere, pensate a quello che è accaduto nei pressi di Chernobyl, no? Un posto che era abitato e oggi è diventato un deserto, quasi la natura si è riappropriata totalmente di quei luoghi. Ecco, se l'umanità sparisse in 100 anni non si vedrebbe più il passaggio di quello che siamo noi. E 100 anni sono anche un termine, 4 generazioni, che vediamo anche nelle ricorrenze civili. Ecco, noi ancora oggi celebriamo il 4 novembre, ma sappiamo che a 100 anni di distanza, no, c'è quella distanza che poi leva magari i ricordi dei testimoni diretti, come sta accadendo anche per la Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è bisogno di intensificare le occasioni di ricordo, di scrivere ovviamente libri perché possa essere anche trasmessa attraverso le istituzioni scolastiche, la formazione personale, la storia. Ecco, quindi oggi è importante ancora, visto che ci sono familiari, persone che hanno nel lessico familiare le storie dei loro cari, ricordare Teresio Pochettino, per ricordare tutti quelli che hanno perso la vita e anche tutti quelli che hanno combattuto e tutti quelli che anche oggi si battono per un mondo che, come dire, sappia riconoscere il confine tra il patriottismo, che è l'amore per una comunità, per le radici e che porta onore, come, e il limite del nazionalismo, che invece è una degenerazione che è sfociata poi nel razzismo, nel sovranismo, e che porta appunto anche oggi a vedere nell'Europa, che dopo la Seconda Guerra Mondiale, come dire, aveva capito che il baratro della guerra poteva essere infinito, invece ci è piombata dentro con la ex Jugoslavia, con la Crimea e oggi con la Russia e l'Ucraina, ma sappiamo che invece nel mondo ci sono tanti conflitti, ci sono stati tanti genocidi. Ecco, quindi tocca a noi ogni giorno impegnarci nel ricordo. Quest'anno per gli alpini è un anno particolare, anche per gli alpini di Collegno, perché il gruppo compie 100 anni. Teresio
pochettino era un alpino, quindi è un altro passo di questo ricordo. Ieri solo eravamo davanti alla stazione di Collegno, nel piazzale dedicato alle divisioni alpine, per la prima giornata dedicata proprio alla memoria e al sacrificio degli alpini, ma noi da tanto tempo andiamo lì per ricordare la pazzia, la follia di Nikolajevka, quel grande massacro per una guerra stupida, come tante cose inutili che hanno mandato al massacro ha fatto sia il nazismo sia il fascismo. Ecco, quindi siamo ancora qui oggi a dire che tutti insieme dobbiamo, anche da Collegno, perché poi vedete come in ogni luogo si fa la differenza per la vita globale del continente. Infatti ci sono delle guerre in corso e noi abbiamo problemi, non so, delle famiglie, e dicono: sindaco, io non riesco più a pagare le bollette. E io gli dico: cercheremo di dare una mano anche a voi, anche se anche le bollette del comune sono passate da 1,7 milioni a 3,4 milioni, capite? Quindi tutti siamo coinvolti per una cosa che ci sembra lontana. Niente è lontano, niente è lontano. Ciascuno di noi deve essere ingaggiato, ciascuno di noi deve comportarsi anche nel suo luogo di lavoro, a scuola, nel fare politica, nel fare associazionismo, cercando di dare un'impressione e una scelta al vivere quotidiano. Guardate che si fa la differenza così. Abbiamo visto poco fa con i ragazzi delle scuole, nelle nostre scuole medie, appunto, un film, e c'era proprio il passaggio, no, dove la Germania democratica scelse, no, come dire, il partito nazista. Ecco, capite? Cioè, quindi bisogna stare attenti, vigilare, perché ogni atto, anche quelli che sembrano, come dire, essere atti di libertà, come il voto, assolutamente, possono condurre, se voti qualcuno che ha idee che non vanno bene, ecco, nel baratro, appunto, del nazionalismo, del sovranismo, del razzismo e di un mondo non giusto. Ecco, quindi noi ci, come dire, abbracciamo idealmente Teresio Pochettino, abbracciamo il sindaco Ruggero Bertotti, che portiamo nel cuore, ricordiamo con affetto Cesare Mondon, perché sappiamo che è stato, appunto, una persona che ha fatto della sua vita, che è stata anche salva per miracolo, perché lui è stato praticamente giustiziato dai tedeschi a Rubiana, è caduto insieme a altri tre compagni, e lui fortunatamente, nonostante abbia subito lui stesso il suo funerale, ha partecipato al suo funerale, si è salvato miracolosamente, e poi ha avuto una vita dove ha restituito anche un po' questo gran colpo di fortuna da una parte, e quindi ha passato la sua vita impegnandosi in città, nell'ANPI, promuovendo i valori della democrazia e della Costituzione. Ecco, queste persone hanno fortemente detto a tutti noi che bisogna unire le città per unire i popoli, e che anche attraverso questo passaggio noi abbiamo proprio unito veramente le città di Collegno e di Neubrandenburg. Noi abbiamo festeggiato da poco il 60° anniversario del gemellaggio. Io sono andato in Germania proprio per dire ancora una volta che siamo fratelli, e questa fratellanza nasce anche da questo aiuto, quindi nell'aiuto a recuperare la salma di Teresio Pochettino, riportarla da sua mamma e dalla sua famiglia qui a Collegno. Ecco, quindi una storia emblematica della nostra comunità per non dimenticare, anche nel giorno della memoria, ma anche in tutti gli altri 364 giorni dell'anno. Grazie. Ed ora ascoltiamo un pezzo del nostro coro degli alpini.
Ringraziamo il nostro coro degli Alpini e diamo la parola al consigliere comunale e storico locale Davide Morra. Signor Sindaco, signora Presidente del Consiglio Comunale, autorità civili e militari, cara famiglia Pochettino, c'è tanta emozione perché ricordare oggi questo nostro concittadino mi riporta alla memoria al 2004, quando nel corso di una ricerca incrociai la figura di Teresio. Arrivato a casa chiesi alla mia nonna materna, di antica stirpe collegnese, chi fosse. E con uno sguardo sornione mi disse, era un bel fiel che balava bin, ma le pinè tornaca. Teresio nasce nel 23 a Nichelino, da Francesco e da Marengo Clara. Vive a Leuman, cresce, frequenta la comunità di Leuman in via Piave, la sua casa, al civico 9 e al civico 11. Ha una vita sociale, ha una fidanzata, Narcisa, di antica stirpe collegnese, che conserverà il ricordo di questo grande amore per tutta la vita. Ed è un alpino che viene arruolato il 13 gennaio del 43, nel terzo reggimento al battaglione Exil. E poi parte per il suo dovere, veste il grigio verde, indossa il suo cappello e il 16 settembre del 43 in Montenegro, a Castelnuovo di Cattaro, viene arrestato. 8 giorni dopo l'armistizio, nel pieno dello sbandamento dell'esercito. E la sua vita si trasforma, raggiunge la Germania e vi rimarrà sino al 22 novembre del 1944, quando morirà, come dice l'atto di stato civile, ad un'ora imprecisata nell'ospedale civile di Stralsund, a causa di una ferita contratta al naso, causata forse dal lavoro o dalle pessime condizioni di vita in cui si trovava. La sua matricola è 553-619. Il 22 ottobre del 45 Pietro Vacca, un suo amico, un commilitone, si reca da Favria Canavese a Collegno e rende dinanzi al sindaco Torello la testimonianza sulle circostanze e luogo del decesso, un macabro ratto amministrativo per poter avviare le pratiche per registrare la morte di questo alpino. Ma c'è un aspetto terribile, emergerà poi nelle altre fonti storiche di 20 anni dopo,
Pietro porterà a mamma Clara gli effetti personali. 3. L'orologio, il portafoglio e il cappello alpino. Teresio rimane in terra straniera, un dolore che sarà forte per questa donna. Prima, nello scambio veloce di opinioni con le nipoti, dicevano che era una donna tenace, che ha lottato per riportare a casa il suo figlio. E 20 anni dopo, dal decesso, fra il 64 e il 65, inizia quella durissima battaglia amministrativa su più piani per far rientrare le spoglie mortali di questo nostro concittadino. Teresio è sepolto nella Repubblica Orientale tedesca. Non ci sono intese con lo Stato italiano. Non si può rimpatriare una salma. Bisogna passare attraverso la Croce Rossa. Bisogna tessere, ripeto, tessere tanti rapporti paralleli per dare sepoltura in patria, nella sua Collegno, a un suo figlio. Ecco che qui entra in pista tante persone. Cesare Mondon, lo ricordava prima il sindaco, ebbi modo di parlare con lui di questa vicenda e mi disse: «L'utrua un an», perché là non c'era scritto pochettino sulla lapide, c'era scritto pochino, e zascuma calei, tedesca su un precis. Questo me lo ripeté più volte. E allora Bertotti, sindaco amante del dialogo internazionale, sicuramente prese spunto dall'azione di Giorgio Laprira. Erano legati, un democristiano, un comunista, ma molto legati. Giorgio Laprira aveva coniato un motto in quell'epoca: «Il faut maintenir une fenêtre ouverte», bisogna tenere una finestra aperta, col dialogo oltre contina. E così inizia un lungo iter che vede anche la Giunta e il Consiglio Comunale pronunciarsi a impegnare delle risorse in dollari pagate su un conto di un altro Stato per farle arrivare poi alla Repubblica Orientale e avviare il rimpatrio della salma. Nel 64, ricordava prima il sindaco, Teresio viene intitolato Teresio una via, vicino a Borgata Paradiso, nell'attuale zona di Fermi, e anche un altro leumanense, perito in deportazione, Ettore Miglietti, avrà nello stesso anno e con la stessa delibera una via a lui intitolata. Ed ecco che nel 65 i collegnesi vanno su, vanno in quella delegazione, quella che citava prima Mondon, e poi nel 66 la brutta notizia a marzo: non si può rimpatriare la salma. E qui di nuovo quel rete che Bertotti ha tessuto con altri, con la Croce Rossa, le autorità militari, si inizia la procedura, una procedura che costa 361 dollari per la traslazione della salma. E il 3 agosto del 67 Teresio rientra in patria, passando da Budapest, arriva al cimitero del Verano in Roma, è partito con una tradotta e tornerà con un treno il 26 ottobre del 67 alle 10, nella nostra stazione, accolto da un picchetto di alpini, l'onore della sua città e del suo corpo d'appartenenza. La cassettina, i resti mortali di Teresio riposeranno prima nella chiesa di Santa Elisabetta e dopo un funerale, celebrato come se il decesso fosse appena avvenuto, il 4 novembre del 67 avrà gli onori, la cerimonia solenne nel cimitero della Gloria e la sepoltura con tutti gli altri caduti. Quel rimpatrio di spogli aveva accelerato, consolidato il rapporto con la città di Neubrandenburg e con tutte quelle realtà che si battevano per il riconoscimento da parte dell'Italia della Repubblica Orientale. Horst Jonas, citato prima, era reduce da Auschwitz, la moglie era stata deportata nel campo di Ravensbrück. Aveva ben presente che cosa volesse dire per una mamma non avere a casa le spoglie mortali del figlio. Ed ecco che oggi qui ricordiamo Teresio. Non devo aggiungere altro, siamo vicino a casa sua, siamo vicino alla scuola intitolata alla memoria del sindaco Bertotti. Questo è un luogo di passaggio e spero, non ne abbiamo perché fa freddo e sono ancora piccolini, ma quei piccoli che frequentano la scuola Bertotti, o quei pochi che sono qui, coraggiosamente portati qui, passando qui davanti guardino questa targa, chiedano spiegazioni e magari fra 20 anni siano impegnati perché quello che è accaduto non accada di nuovo. Mamma Clara, questo personaggio, questa nonna, per la mia generazione questa bisnonna, nel 69 scrive una memoria. 12 marzo del 69 scrive: «Ieri 11 marzo 69
ho veduto con i miei propri occhi le sue spoglie, e prese nelle mie mani la sua dorata testa, la carezzò e mi rassicurò della sua precisa espressione. Una grafia incerta, un contenuto duro, chiaro, e finisce questa lettera scrivendo a metà del foglio: non dimentichiamolo, firmato mamma. E credo che oggi la comunità lo abbia ricordato per la terza volta nella sua Leumann, nella nostra Collegno, portando onore a un ragazzo che quest'anno a ottobre compirebbe 100 anni, tanto quanto è il gruppo ANA di Collegno. Signor Sindaco, le chiedo una cosa: manifesti agli uffici demografici ringraziamento per quello che oggi siamo riusciti a fare, perché se oggi qui abbiamo le nipoti lo dobbiamo alla pazienza e alla professionalità dei nostri dipendenti, quelli ancora in servizio e quelli che nel 2004 recuperarono l'atto e la sentenza trascritta. Non aggiungo oltre, io spero che questa iniziativa riprenda quel filo che noi abbiamo condotto in questi anni. Massimo De Benedetti con la pietra d'inciampo davanti alla Certosa, Attilio De Leon su Corso Francia con l'altra pietra d'inciampo e oggi la targa che ricorda Teresio. Mi scuso se la voce è tremolante, ma essendo io nipote di deportati, in questo momento la tensione emotiva è forte, come lo è per le nipoti. E spero che questo gesto non sia soltanto una laica cerimonia, ma sia veramente un testimone sempre da passare alle future generazioni. Grazie. Beh, ci ha proprio toccato. Diamo alle nipoti qui presenti la testimonianza che Davide ha trovato in archivio, proprio come piccolo pensiero per loro. Ed ora, prima di chiudere questo toccante evento, ascoltiamo ancora una volta il coro degli Alpini di Collegno.